società che si occupa, la nostra società che si occupa della sostenibilità, con il CPM che si occupa del trasporto urbano, con il nostro settore della viabilità, coordinandoci con la viabilità preventiva, con la polizia municipale, siamo pronti per presentare un progetto che voi potete vedere sia nella mappa alla mia sinistra, alla vostra destra, sia poi in qualche slide che verrà proiettata, un'idea di un cambio di opportunità in relazione anche alla presenza del mercato di San Benedetto. Inutile negare che c'è il centro del commercio in dettaglio in città, nel pieno centro di San Benedetto, quindi un'idea anche di connessione con gli altri parcheggi, quelli di via San Benedetto in Cerda. Stiamo valutando con la società l'acquisto di mezzi, stiamo individuando la società che potrebbe fornirci i mezzi elettrici o comunque i bus per poter connettere anche il mercato di San Benedetto tramite via Line con i due parcheggi di via Santa Minicella, per due parcheggi interni, perché c'è un terzo parcheggio, come sapete, due parcheggi che sono di proprietà del comune, sono uno già aperto e l'altro che verrà aperto dopo i lavori di adeguamento che sono necessari, tenendo conto che già quello aperto anche una forse non conoscenza di difficoltà nostra di comunicazione non viene utilizzato al 100%, anzi viene sottoutilizzato, a fronte anche di una serie di richieste sia degli abitanti del quartiere, sia degli abitanti di zone limitrofe, sia dei commercianti di San Benedetto. Stiamo anche pensando ad alcune modifiche che verranno presentate oggi, non voglio farla lunga, quindi termino qua e vi ringrazio per aver accolto l'invito dell'amministrazione, in particolare un dibattito. Purtroppo non volevamo impegnare il conservatorio, che è una sala molto grande, quindi anche dispendiosa, e altre sale invece quelle della circoscrizione erano meno agevoli, quindi mi scuso se poi avevamo chiesto di venire con il comune invece che andare noi nel quartiere. Ci saranno altre occasioni di incontro a breve, non in relazione alla sosta ma in relazione alla raccolta differenziata volta a volta, con aspetti specifici di dettaglio, perché la situazione di San Benedetto è molto diversificata da zona a zona. Per quanto sono le palazzine di Fonsacra, come sapete, vanno in altezza fino a 12 piani, anche con una concentrazione in un luogo circoscritto, con marciapiedi molto piccoli e con qualche difficoltà all'interno per alcune palazzine di spazi condominiali. E quindi abbiamo un tipo di problema. Abbiamo altre invece situazioni differenti nella zona di via Cavaro, ad esempio, con tante attività commerciali, quindi la difficoltà di mettere isole ecologiche e trovare luoghi che non impattino dal punto di vista visivo con le attività commerciali. Qualche volta stiamo verificando anche la possibilità di andare sottoterra con tutte le complicazioni date dai sottoservizi, quindi in alcuni casi ci saranno proprio delle azioni mirate, studiate perché il quartiere ha molte differenze, con una particolarità che lì torna al discorso iniziale del mercato di San Benedetto, che ha una caratteristica di palazzi anche lì molto, molto alti, quindi con tante famiglie all'interno, con attività commerciali in tutti i piani terra, con l'utenza ovviamente del mercato, sia in relazione alla frequentazione da parte dei commercianti, sia in relazione alla frequentazione da parte dei cittadini, quindi determina invece caratteristiche che verranno qui dettagliate in seguito, in quel caso un incontro però nel quartiere specifico solo sul tema del porta a porta, anche con una serie di indicazioni su come segnalare da parte degli amministratori condominiali il singolo problema legato al singolo palazzo, che può avere una differenza di spazi anche rispetto al palazzo che sta a fianco. Quindi è un sistema pensato per venire incontro per quanto possibile alla vita così com'è, che è vita all'interno di palazzi che sono diversi gli uni dagli altri, come sono diverse le vie, come sono diverse. Credo che il sindaco abbia chiaramente individuato qual è l'argomento
dello scambio, diciamo, dell'incontro di oggi, per il quale abbiamo cercato di chiamare a raccolta sia residenti che operatori commerciali, riguarda l'attivazione del piano della sosta, genericamente chiamato, nel quartiere San Benedetto e Fonsarda. Immagino che abbiate voi tutti modo di vedere, abbiate avuto modo di vedere in questo periodo, veramente già da un po' di tempo, i parcometri che sono stati posizionati, che preludono all'attivazione del piano sosta, contemporaneamente all'attivazione di stalli destinati ai residenti, perché l'intendimento nostro, come sempre peraltro è stato detto, mi pare di ricordare che ci siamo stati anche insieme all'assessore Cilocu numerosi incontri con gli operatori del mercato, per esempio incontri specifici nei quali abbiamo cercato di raccogliere tutte quelle che potevano essere le esigenze che ha un quartiere particolare come quello di San Benedetto, un quartiere con una densità abitativa cioè molto importante, un quartiere però contemporaneamente dotato di strutture commerciali, strutture pubbliche impegnative, parlo del teatro lirico, parlo del mercato, su cui era necessario comunque intervenire cercando di contemperare appunto le esigenze sia dei residenti sia degli operatori commerciali e quindi di coloro che quotidianamente, giornalmente si recano al mercato e alle numerose attività che gravitano intorno al mercato, attività commerciali che gravitano intorno al mercato. E allora il piano della sosta che dovrebbe partire il 15 ottobre riguarda innanzitutto l'attivazione della sosta a pagamento con tariffe che già conoscete, perché oggi abbiamo già parcometri attivi a San Benedetto, in numero molto contenuto, e contemporaneamente l'attivazione di stalli destinati ai residenti più un numero di stalli liberi, totalmente liberi. E quindi parliamo di un riassetto di circa 1300 parcheggi, di cui 426 blu a pagamento, circa un terzo, e 868 non a pagamento, dei quali, penso che le slide non stanno andando avanti, erano destinate alla proiezione quelle, perché altrimenti io parlo e... Quindi degli 868 parcheggi non a pagamento dovrebbero essere un terzo liberi e 583, quindi non pochi, parcheggi destinati ai residenti. Quindi cercando di bilanciare le esigenze della residenzialità con le esigenze delle attività commerciali importanti, ripeto, e non che gravitano intorno alla zona di San Benedetto. Ovviamente dovrebbe esserci qui anche l'elenco che vi verrà comunicato, adesso noi faremo anche un programma importante di comunicazione dando l'elenco. Ovviamente i parcometri già sono la guida, no? L'attivazione dei parcometri già porta ad escludere le vie in cui non ci saranno i parcheggi riservati ai residenti. Per quanto riguarda i pass residenti, voi sapete che anche negli stalli blu noi rilasciamo i pass residenti, quindi sarà possibile per un nucleo familiare avere pass residente, un pass negli stalli destinati ai residenti e un pass negli stalli blu, ricordando anche che il parcar, la sosta, è attiva tutti i giorni, la mattina fino alle 13 e poi dalle 16, e poi dalle 16 alle 20. Cosa intendo dire con questo? Che in quelle fasce orarie, la pausa pranzo e dalle 20 in poi, anche quei parcheggi sono liberi. Uno dei due parcheggi del Parco della Musica che è già operante, dove già, sapete, vengono applicate tariffe vantaggiose, la scontistica sia per quanto riguarda gli abbonamenti, sia per quanto riguarda gli operatori che gravitano intorno alla zona, e all'interno del parcheggio in struttura attiveremo certamente tariffe promozionali, diciamo, tese a fare cosa? Tese a incentivare sempre di più l'uso dei parcheggi in struttura, perché oggi cosa succede? Che abbiamo i numeri che ci dicono che ci sono coefficienti di riempimento in alcune fasce orarie molto bassi in uno dei due parcheggi aperti del Parco della Musica, anche probabilmente perché c'era fino a qualche mese fa una viabilità che incentivava poco al passaggio davanti all'ingresso del parcheggio, e quindi noi abbiamo già modificato i sensi di marcia nella via Domacchione per incentivare ancora di più, facilitare, diciamo, l'utilizzo e il passaggio di fronte
a questo parcheggio in struttura. Attiveremo tariffe speciali, una scontistica per incentivare ancora di più l'uso del parcheggio in struttura. Siamo anche a buon punto per l'apertura del secondo parcheggio. Sapete che uno dei due è chiuso, abbiamo adesso acquisito finalmente il progetto che ci consentirà di fare i lavori che non sono importanti per l'acquisizione del certificato di prevenzione incendi e avremo così da mettere in disponibilità anche un altro parcheggio in struttura che ci dovrebbe aiutare ad evitare una cosa che oggi succede. Voi sapete che il cittadino fa tanti giri, continua a girare in cerca di uno stallo in superficie, quando poi magari in alcune fasce orarie è possibile, senza fare tanti giri, accedere direttamente al parcheggio in struttura. Quindi il compito nostro sarà anche quello di promuovere, fare una comunicazione adeguata, perché insieme riusciamo a utilizzare meglio tutti quelli che sono gli stalli, che devo dire sono tanti, fra quelli in struttura e quelli in superficie, è un numero importante di stalli e chiaramente ne faccio una questione anche di risparmio, di consumo, di tutela ambientale, perché voi sapete che fare tanti giri alla ricerca di uno stallo, anche questo significa una forma di inquinamento che noi non abbiamo in forme molto importanti in città, ma è bene che ci atteniamo su livelli così bassi e anche quindi evitare di girare continuamente in cerca di uno stallo ci può aiutare. Poi la società Parcar sta condividendo con noi tutta un'altra serie di iniziative dell'apertura del secondo parcheggio in struttura, l'ho già detto, ma anche la possibilità di avere un sistema di trasporto rapido che ci consenta a chi utilizza il parcheggio in struttura di arrivare rapidamente al mercato di San Benedetto, così come sono allo studio, o meglio, devono essere condivise dalla Regione anche sistemi di biglietto integrato, cioè un sistema per esempio di scontistica che consenta chi usa il parcheggio in struttura e le linee di trasporto pubblico locale di avere diritto a tariffe agevolate. Quindi sono allo studio, ma a dire allo studio diciamo un po' limitativo perché siamo abbastanza avanti con la messa a punto di un sistema di accompagnamento rispetto a quello che partirà adesso a metà ottobre e che consenta quindi un utilizzo più razionale di tutti gli stalli, di tutti gli accessi, perché noi parliamo in questo caso del piano della sosta che riguarda l'uso dell'auto privata. Ricorderei anche che abbiamo anche altri sistemi di trasporto presenti proprio nella zona, abbiamo le stazioni del bike sharing, abbiamo stazioni del car sharing che verranno molto incrementate perché noi dovremo ampliare ancora di più il servizio del car sharing e quindi costruire un sistema di intermodalità che consenta un utilizzo più razionale dei parcheggi in struttura che saranno intimamente connessi alle stazioni di bike sharing, alle stazioni di car sharing e, elemento fondamentale per noi, all'utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale, del parcheggio in struttura. Voi sapete che fino ad ora le tariffe agevolate hanno limitato le tariffe agevolate quelli che risiedono in una fascia di più o meno, almeno 300 metri intorno al parcheggio. Verrà estesa invece la possibilità di usufruire del parcheggio di struttura con tariffe agevolate ai residenti nella fascia di 600 metri. Questa è una delle cose che verranno fatte e ai commercianti. I commercianti hanno già tariffe agevolate nel parcheggio di struttura. E quindi un sistema per incentivare ancora di più l'utilizzo del parcheggio in struttura come alternativa del girare continuo intorno ai parcheggi di superficie. Volevamo proprio condividere con tutti quello che ci è stato richiesto, quindi grazie davvero alla sinergia, al grande lavoro che c'è stato nell'assicurata la viabilità e tra l'amministrazione con la società Parcar, con CTM, perché questo è proprio il frutto di tante richieste che arrivavano chiaramente anche al nostro assessorato, essendo io sempre in prima linea con i miei incontri con il comitato di San Benedetto, che saluto, con gli operatori che gravitano nelle vie interessate da questo piano dei parcheggi e soprattutto i residenti, qualcuno è qui presente, che a volte non sanno, secondo me ancora la comunicazione non è arrivata fino in fondo a far conoscere le possibilità di parcheggiare soprattutto dentro
parcheggio in struttura, perché il parcheggio in struttura attualmente è attivo, addirittura i carrelli per fare la spesa disponibili per tutti, con delle tariffe tra l'altro incredibilmente basse rispetto ad altre città. Tutti viaggiamo e vediamo quanta differenza ci sia rispetto alle nostre tariffe. Io quando utilizzo il parcheggio in struttura, veramente mi chiedo ogni volta se ci sia uno sbaglio, e tra l'altro vedo che i parcheggi liberi sono troppi ancora in confronto a quelli che sono mal sfruttati all'esterno. E poi, come diceva giustamente la Sora Marras, creiamo una situazione che a livello di inquinamento ambientale non è certo quella che ci stiamo prefiggendo e per la quale stiamo lavorando tanto tutti insieme in questa città. Quindi ben venga questo piano, ma soprattutto la condivisione di responsabilità con tutti quelli che abitano e con chi invece usufruisce del grande servizio che è del Mercato di San Benedetto. Tutti gli operatori che operano nelle vie limitrofe e quindi i residenti che avranno adesso diverse possibilità ancora più vantaggiose. Buonasera a tutti e a tutti. In effetti l'assessore ha fatto un quadro molto puntuale di tutti i contenuti del piano. Proiettare in una slide la mappa sarebbe stato di difficile lettura, quindi abbiamo preferito creare una stampa di grandi dimensioni per inquadrare un po' l'area oggetto dell'intervento. Giova ricordare che questo è un intervento che in realtà è programmato da molti anni, in realtà fa parte di accordi contrattuali risalenti a molti anni fa, la realizzazione di questo piano della sosta, e non è un caso che si stia andando in questo momento a darne realizzazione proprio nella fase in cui l'amministrazione comunale sta redigendo il piano urbano per la mobilità sostenibile e sta quindi affrontando in una maniera organica i diversi aspetti della mobilità, tra i quali naturalmente si deve essere compresa anche la leva della gestione della sosta in città. Credo che possiamo giusto riepilogare rapidamente, anche se l'assessore è stata molto, molto precisa e dettagliata, i vari passaggi del suo contenuto. Il piano della sosta è un piano che in qualche modo è già partito con una modifica della viabilità interna al quartiere. A giugno è stata attuata una modifica con l'istituzione del doppio senso di marcia nelle vie Don Macchione e via Santa Renicedda, creando condizioni di più facile accessibilità per il parcheggio interrato proprio a fianco al teatro lirico, nella parte subito a fianco alla curva di via Santa Renicedda stessa. Diceva l'assessora. Però non è solo, ha alleggerito di molto anche via dei giudicati, perché chi Perché ha deve andare al consentito la. mercato ha adesso due possibilità, mentre prima si accumulavano flussi veicolari e abbiamo avuto un alleggerimento del traffico su via dei giudicati. Sì, infatti abbiamo avuto modo di registrare questo effetto fluidificante, diciamo, sul carico complessivo del traffico diretto al mercato di San Benedetto. Il riassetto, lo diceva l'assessora, di questo intervento è un riassetto che riguarda circa 1.300 parcheggi. La scelta è molto chiara perché la gran parte di questi parcheggi, 2/3 di questi parcheggi, sono parcheggi sui quali non è richiesto alcun pagamento. E solamente la parte minimale, 1/3 di questi, sono parcheggi blu a pagamento. Un'analoga scelta molto chiara viene fatta sulla quota dei parcheggi non a pagamento. Ancora una volta la logica di 1/3 e 2/3. 2/3 sono parcheggi che vengono messi a disposizione privilegiata per i residenti dell'area interessata. Il terzo rimanente sono invece i parcheggi liberi che possono essere utilizzati anche da persone che, automobilisti, che arrivano da altre zone della città o della città metropolitana. Le vie che sono interessate all'intervento sono queste, sono vie che sono oggetto di una specifica ordinanza che è stata predisposta dall'assessorato, della viabilità, dal dirigente, l'ingegner Piastra, e sono le vie sulle quali si ritroveranno i parcheggi riservati ai residenti, che, come diceva l'assessora Marras, generano anche un diritto per i residenti ad avere un pass con il quale poter parcheggiare liberamente su questi stalli. Ugualmente abbiamo le vie
che invece ospitano i parcheggi blu a pagamento, come già stato ricordato, su queste vie si applicheranno le tariffe consuete, gli orari consueti, quindi la mattina si pagherà dalle 9 alle 13 e poi di nuovo dalle 16 alle 20, con un'articolazione di tariffe che prevede per il primo quarto d'ora 30 centesimi, 50 centesimi per la prima mezz'ora, 1 euro per la prima ora e poi dalla seconda ora in poi 2 euro. Anche sulle vie con anche sui parcheggi blu, quindi a pagamento di queste vie, sarà disponibile per i residenti un pass per poter parcheggiare l'auto. Si è fatto riferimento al parcheggio in struttura, il parcheggio cosiddetto sottostante la Piazza Nuova, dove c'è un regime di tariffe ordinarie per l'uso quotidiano e poi c'è la possibilità di avere una serie di abbonamenti. Vedete che per i residenti qui è riservato un abbonamento mensile che rispetto ai 110 euro al mese per un cliente ordinario prevedono una tariffa più bassa, 60 euro al mese. Come si diceva, abbiamo previsto che a partire dal 1 novembre ci sia un diritto a questo abbonamento scontato per una platea più ampia di residenti, quindi saranno considerati aventi diritto all'abbonamento mensile scontato i residenti entro un raggio di 600 metri dal parcheggio in struttura. Ricordava il sindaco che questa possibilità è già concessa a chi ha la propria sede di lavoro in un raggio di 600 metri dal parcheggio. Prevediamo anche a partire dal 1 novembre una campagna promozionale con degli sconti per i nuovi abbonati, per chi voglia, come dire, per incentivare la conoscenza, diceva il sindaco, un po' anche a familiarizzare con l'opportunità di questo parcheggio, quindi una promozione con delle tariffe scontate.